Allora, stiamo registrando, quindi iniziamo la lezione 21:40. Quindi vi ringrazio moltissimo, come al solito, per essere venuti. Dunque, il video della lezione della scorsa settimana credo che sia stato registrato da Sergei o qualcosa del genere. Forse lo può dire Eva Crai, se c'è il video, io non l'avevo fatto. Se non ci fosse il video, magari chiederemo a Eva di farne magari uno. Eva, mi senti? No, non mi sente. Magari ecco, ne parliamo poi un attimino più tardi con Eva o tramite il sito Facebook. Prima di iniziare la lezione, volevo solo dire due cosine sul generale che non c'entrano letteralmente insomma con la lezione di stasera, ma dunque la prima cosa era che stiamo finendo, quindi adesso con il terzo esercizio che era quello dell'animale che finirà la cui scadenza è il 31 maggio, quindi avete ancora, diciamo, 6 giorni, credo, 6 o 7 giorni di tempo per fare l'animale. E quindi, nel momento in cui avete fatto quello, il corso è sostanzialmente finito, no? Ma, questa lezione pensavo di farvi vedere una cosa che mi avete chiesto, in molti, o almeno in alcuni, ma credo che vi faccia molto piacere, che è quello di texturizzare, o comunque iniziare a texturizzare, giusto per fare una prova. È una lezione sostanzialmente facoltativa, quindi cioè, se poi consegnate dei piatti texturizzati con questa tecnica, non c'è fretta, fate come volete, verranno forse anche valutati, ma sono facoltativi, insomma, non fanno parte del corso nella sua interezza. Ok. Molti delle vostre realizzazioni che avete pubblicato su Sketchfab saranno poi messe diciamo in mostra, cioè nel senso che noi faremo un incontro a giugno dove faremo una festa e consegneremo i diplomi, credo a metà giugno. E durante questa festa, quindi inviteremo anche qualcun altro, faremo anche come abbiamo fatto l'anno scorso e presenteremo quindi le vostre opere, che tra l'altro vi devo dire che per almeno l'80% sono di alto livello, nel senso che anche pur con errori o imperfezioni sono sicuramente molto interessanti. Quindi queste opere un po' magari le potrà mettere Eva. E un po', se lo volete, potete metterle voi, no? Ecco, per mettere le opere dovete essere del gruppo Edu3D. Quindi adesso vediamo un po' se riesco a. Sì, tu hai già iniziato, quindi sicuramente. Scusate, metto il monitor qua. Non mi ricordo più se c'è un modo per dare il gruppo generalizzato. Vediamo. C'era una volta una cosa. Quindi se io nearby, non mi ricordo più come si fa. Comunque, se qualcuno di voi vuole il gruppo, lo dica, magari Eva, se nel frattempo. Il gruppo, per iscriversi al gruppo, credo che sia libero, tra parentesi, no? Cioè, se voi fate la ricerca, quindi fate control. Cos'è? Control H mi sembra. E poi se avete Firestore, e poi andate sui contatti, e poi andate sui gruppi. Aspettate che magari riesco. Ah no, gruppi. E poi dai gruppi potete cercare il gruppo. Quindi ad esempio qui vediamo un po' questo. Vediamo un po' se riesco a invitarvi collettivamente. Edu3D. No, sono. Andiamo sul profilo del gruppo. Mi ricordo più come si fa a invitare in blocco tutti. Scusate.
momento di everyone. Non ci sono tanti, peraltro. Comunque voi potete anche cercarlo, nel senso che poi fate search, quindi ricerca, poi cercate Edu3D, vedete che c'è il gruppo Edu3D, e cliccandolo, facendo doppio clic, 102 membri. Quindi cliccandolo dovrebbe comparirvi a un certo punto la possibilità di iscrivervi al gruppo. Adesso qui è troppo grosso, quindi non si vede. Ma se scrivete magari a Eva, se mi dà una mano, e man mano Eva vi scrive al gruppo. Ok? Tu sai come si fa Eva a scrivere al gruppo? Aggiungere al gruppo? Ok, tenete conto che a volte quando si aggiungono ai gruppi tante persone può impiegarci un po', magari funziona dopo un po'. Comunque, nel caso lo vedete, insomma, ci proviamo. Prima o poi, insomma, tutti quelli che sono iscritti al gruppo. Il discorso è che c'è una sim, che vi faccio vedere qua brevemente. Se il. Ah, c'è un link di LuxtreGest, che dice che cliccandolo si apre il gruppo e poi dovrebbe esistere la possibilità di iscriversi. C'è una sim che abbiamo creato ieri, l'altro ieri, che si chiama LowPoly. Questa sim sostanzialmente è quella dove dovreste poi importare, se volete, importare i vostri oggetti. Adesso vedete, è completamente vuota ed è vicinissima a Edu3D. Vedete che noi abbiamo Edu3D, abbiamo sotto Edu3D abbiamo proprio LowPoly e poi abbiamo altre sim, insomma, a fianco che fanno dove ci sono. Tutta una serie di cose, Alessandria, eccetera, eccetera. Okay? Quindi l'idea è quella che comunque magari se accade, appunto, o vi trattenete più tardi e facciamo poi questa cosa qua. Ok, poi altra cosa, tutte le attività di Edu3D le stiamo facendo come volontari, voi sapete, noi non siamo in realtà istituzionali, nel senso che siamo solo volontari. Abbiamo alcuni di voi hanno lavorato per Indire, cioè io ho fatto dei corsi negli anni scorsi su Edmondo, ma attualmente, cioè come freelance, cioè non sono un insegnante ufficiale di Indire, ma i corsi sono stati molto interessanti negli anni passati. Abbiamo fatto corsi di Scratch, eccetera, eccetera, ma di scripting, anche di building e di altre cose, ma adesso tutte le attività che stiamo facendo qua le stiamo facendo, diciamo, con risorse proprie. Tanto per intenderci, questo server dove siete voi in questo momento, che è il server di Edu3D, è un server dove noi abbiamo montato tutte queste sim che servono per i corsi. Stiamo sperimentando anche dei server per Minecraft, per Minetest, e anche delle sperimentazioni in iFidelity, no? Sono tutta una serie di attività che abbiamo fatto e stiamo facendo. Tutte queste cose hanno comunque un costo, che non è una cosa incredibile, ma è un piccolo corso. Quindi la cosa che volevo dire, visto che questo corso è completamente gratuito e non ci sono problemi, ma se per caso voleste fare un piccolo contributo, metto poi su Facebook una casella, diciamo, come si chiama, di PayPal. Sapete tutti come funziona PayPal, si può dare un contributo. La casella è intestata a me in particolare in questo momento, perché sono io che pago fisicamente i server, e se volete potete dare un contributo. Quindi il
vi passo poi il coso. Oppure anche subito adesso, tanto è un indirizzo email che dovete specificare e il mio è fondamentalmente questo. Ok? phkio@gmail.com. E i soldi che vengono versati lì, che tra l'altro sono delle mance fondamentalmente, no? Servono a pagare il server. Allora, tanto per intenderci, il server che stiamo pagando adesso costa lui sui 200 e rotti euro ogni 6 mesi, che non è tanto, tra l'altro, no? 200, 220 forse adesso. Quindi stiamo pagando cifre relativamente basse, ma ci sono poi tutta una serie di altre spese che stiamo avendo. Per cui, se anche attraverso queste donazioni arriviamo a sostenerci senza perderci troppo, sarebbe una cosa molto interessante. Vabbè. Detto questo, volevo ancora ringraziare comunque l'ICU. La cifra non è prestabilita, mettetela voi. Diciamo che va bene sostanzialmente una cifra. Boh, avete un po' voi. Comunque non sono richieste cifre esorbitanti, nel senso, cioè non è necessario che diate 50-100 euro, però insomma, se sono anche solo 10-20 euro, sarebbero già notevoli, perché comunque fossero già 10, si arriva a un centinaio di euro che comunque diventa già un 3 mesi, insomma, di sostentamento. Comunque vedete voi, non è obbligatorio, non è niente, eccetera. Allora, partiamo, quindi avete capito allora il discorso che dicevamo prima, faremo questa mostra, consegneremo i diplomi, ci saranno i punteggi. Questi diplomi, tra parentesi, non hanno sostanzialmente un valore in dire, quindi non danno punteggi, ma credo che tutti voi abbiate capito che comunque questi corsi siano interessanti per tutte le vostre attività, anche su Edmondo, perché vi permettono di costruire delle cose sulle vostre sim senza dover andare a elemosinare tutte le volte delle cose fatte da persone che magari lo fanno anche cioè, volentieri. Ma insomma, cioè, l'obiettivo di mondi virtuali è quello di, secondo me, di dare la possibilità a tutti di creare. Quindi non soltanto di fruire del mondo virtuale, ma di riempirlo con la nostra immaginazione. E quindi l'obiettivo che vi facciamo a voi come insegnante è quello che voi in primis impariate a fare queste cose e poi magari le trasferiate anche ai vostri allievi se avete, no? O se pensate di averlo. E credo che comunque sia per voi che per i vostri allievi o allieve sia comunque sia un'attività notevole, no? Ora, prima di partire con il corso della texturizzazione, volevo solo chiedervi dunque, sugli scacchi mi sembra che ormai avete capito un po' tutti, era la prima sessione, no? Quindi su quello non mi soffermo. Sui boschetti mi sembra che tutto sommato anche lì siete arrivati abbastanza in buona condizione, nel senso che ho visto che ci sono diversi boschi o piante, insomma, bastano anche solo delle pianticelle, no? Per avere la sufficienza. Credo che Eva abbia già corretto anche un bel po' di piante, no? Mi confermi se mi senti, Eva, il fatto che le piante che erano in scadenza la settimana scorsa, comunque anche lì abbiamo avuto diverse cose molto belle. Invece sugli animali che sono ancora in corso, ho visto che almeno 4-5 di voi si sono sbizzarrite e hanno fatto degli animali notevoli, no? E li avete messi tutti su Sketchfab. Ah, una cosa, se mettete su Sketchfab, vi chiederei, sempre che abbiate voglia, di fare attenzione, lo faccio magari vedere, se volete, ovviamente, quando caricate un oggetto, dovreste andare a mettere, vediamo un po' se ce la facciamo. Ah, dunque facciamo il login. Ok, ecco
vediamo se ce la facciamo. Vabbè, comunque adesso non riesco a farvelo vedere adesso, non mi prende la password. Comunque ricordate di mettere il fatto che la scacchiera, i pezzi che mettete, siano eventualmente scaricabili, che compaia questo. C'è proprio un'opzione a un certo punto che dice free to download. Questo vuol dire che quando poi la gente viene sul vostro scacchiera si trova questo link, download, e quando scarica questo link si trova di fatto il file.blender oppure il file FBX o quello che avete messo per scaricare il vostro oggetto. Poi comunque c'era, mi sembra, Gianfranco Barbone che aveva fatto anche un piccolo scritto dove spiegava come pubblicare su Sketchfab. Quindi vi inviterei tutti a pubblicare su Sketchfab le vostre creazioni e magari possibilmente mettendo anche la possibilità di scaricarlo. Specialmente se volete che noi o le mettiamo poi su iFidelity in mostra, oppure sul Low Poly, che è la sim che abbiamo detto prima, oppure ancora se volete che noi possiamo operare, fare delle correzioni, nel senso vedere dei difetti, quindi dirvi come, cosa c'è che non va, no? E che è una cosa molto importante. Quindi, prima di partire con la testurizzazione, vi do ancora un attimo se avete delle domande sull'animale. Vediamo un attimo se è necessario. Faremo un'altra lezione, magari con Eva, se riusciamo a impostarla per finire meglio, insomma, la creazione dell'animale. Quindi vi chiedo se qualcuno vuole commentare in chat dicendo come si sta trovando, come si è trovato, se ha bisogno d'aiuto, se ci sono grosse difficoltà. Vedevo qualcuno che scriveva, ma non vedo. Ha difficoltà a fare le zampe. Ok. Perfetto. Dunque, difficoltà a fare le zampe, questo può essere che... dunque, le zampe, allora, i metodi che abbiamo spiegato era un... Allora, la faccia con i metodi che abbiamo fatto viene sempre un pochino complicata. Quindi sulla faccia purtroppo bisognerebbe fare qualcosa di un pochino meglio fatto. Sì. E invece sulle zampe il problema fondamentale della tecnica del cilindro era che poi le zampe tendevano poi a andare verso l'esterno e quindi bisognava raddrizzarle, no? E quindi poi bisognava poi riportarle un po' verso il basso, che però con un po' di pazienza, insomma, si può fare. Se proprio sulle zampe, mi concentro sulle zampe perché è leggermente più facile, se non riuscite a farle con l'estrusione del corpo, potreste anche cercare di farle direttamente a sé, quindi senza cercare di estruderle dal corpo. Quindi partite per fare le zampe da un ottagono o da un esagono, oppure anche da un cubo, e man mano, insomma, poi lo portate su, e poi quando la zampa è finita la infilate dentro il corpo. Quindi una tecnica, diciamo, molto... molto più banale, ma ho visto che alcuni di voi l'hanno anche provata. Non so chi di voi ha fatto un dinosauro, o Angela forse per un orso, che semplicemente ha fatto le gambe a parte e poi le ha montate. Diciamo che sì, è più facile. È più facile nel senso che le zampe, insomma le gambe, sono sostanzialmente dei cilindri e quindi nel momento in cui partite col cilindro diventa una modellazione identica
a quella fatta per il corpo, un po' più piccola, quindi per certi versi è anche più semplice. Ma è il più semplice, come ho detto le altre lezioni, le cose sono semplici o complicate a seconda della persona. Ma dunque, tu le zampe le attacchi, adesso tra l'altro non è obiettivo di fare la cosa qua, però quando tu hai costruito un oggetto, voi vedete no, la cosa c'è, era solo per dire che se voi fate con estrusione, tanto adesso qui è ovviamente, ecco, supponiamo che questa sia una. Una parvenza di zampa, no? Che girate, eccetera. Ecco, quando poi la finite, la zampa, no? Diventa per esempio una cosa del genere. Semplicemente poi, se avete costruito un altro pezzo attorno, facciamo un esempio, nel senso che qui siamo in modalità modifica, e poi qui facciamo Shift A, inseriamo un altro cubo. Che mi rappresenta, questo è soltanto uno schema così, cioè niente di che. Quindi facciamo praticamente quello che poteva essere il corpo dell'animale, no? Vedete che adesso sto andando proprio così molto a fantasia. Mettiamo che questo sia il corpo dell'animale. Ecco, magari adesso in realtà voi ce l'avete come cilindro e quindi è un. Magari facciamo un po' più. Facciamo LS sulla Y, facciamolo per dire così. Ecco, questa zampa qua, una volta che l'avete fatta, la potete poi. 5. Okay. E poi la potete poi muovere attorno e la potete aggiustare e poi la potete semplicemente infilare dentro il corpo. Vedete questo qua? E quindi avete, questo qui è proprio uno schizzo, no? Vedete che la gamba la mettete, l'appoggiate semplicemente. E poi, se volete farne la gamba di destra, fate semplicemente Shift D e copiate questa gamba e poi la ruotate e la mettete praticamente di qua. Poi fate Shift D. Shift D non so se l'avevo insegnato le altre volte. Shift D. Shift D praticamente duplica un pezzo, no? Quindi, se voi fate Shift D, L, Shift D, spostate davanti, e poi ruotando, e poi fate anche qua Shift D, spostate, ruotate, vedete che avete, adesso qui è veramente proprio abbozzato, però abbiamo già fatto, insomma, questo qui potrebbe assomigliare a uno di quei come si chiamano, di quegli animalacci che ci sono in Guerre Stellari, no? Ed è che adesso qui è fatto proprio low poly, nel senso che siamo a 120. Però in un'architettura low poly potrebbe già anche starci anche un mostriciattolo del genere. Ok, avete capito il concetto del fatto di fare le gambe separate? Poi ovviamente se voi seguite un disegno, le gambe vi vengono molto meglio fatte, no? Quindi fate una gamba su un disegno, poi ne fate un'altra su un'altra e poi ve la portate in giro. Okay? È abbastanza chiaro quindi come poter costruire un animale costruendo il cilindro del corpo e i vari cilindri. Non è necessario collegarli, possono anche rimanere scollegati. Diciamo che voi lo fate. Cercate di metterli in modo tale che diano la cosa migliore, no? Al limite poi selezionate l'anello, qua, no? E poi magari cercate solo di girarlo un po' in modo tale che sembri un pochino più
che sembri un pochino più naturale, no? Quindi potete spingerlo, ok? E quindi vedete che facendo dei giri, insomma, relativamente semplici, si ottiene già qualche cosa ecco, magari si vede un po' l'attaccatura, però se fatta con un po', con magari qualche edge loop in più, la resa non è poi negativa. Ok, allora, se questo piccolissimo cenno, questo piccolissimo sgorbio, come è tutto storto, eccetera, fatto in 2 secondi, intanto che registro, eccetera, vi piace, staccare delle mesh riunite, tu dici, se hai già fatto la zampa e la vuoi staccare? Questa, tra parentesi, questo oggetto qua è proprio un oggetto unico, eh? Cioè, nel senso che se andate in modalità oggetto è tutto attaccato. Se invece una volta che è unito c'è qualcosa che volete staccare, dovete selezionare la parte di oggetto, qui prendo L, e poi fate P di Palermo, e poi P selezione, e quella cosa lì viene diciamo, considerata una cosa separata. Per cui quando poi andate e selezionate il vostro animale, vedete che la parte rimane fuori. Quindi, se per caso invece non era unita, ma cioè non era staccata la mesh, per staccarla comunque potete ugualmente selezionare i vari pezzi, quindi magari andiamo in Z, no? E poi selezioniamo, per dire, questa parte qui davanti, facendo B. Ecco, per dire, se volete staccare questo pezzo, Z di nuovo, fate di nuovo P, selezione, ok? E poi avete sostanzialmente il pezzo staccato. Vedete che abbiamo staccato e sono 2 oggetti separati. Quindi selezionate l'oggetto e potete staccarla. E poi viceversa, se è staccato e la volete riunire, andate in selezionate l'oggetto staccato, questo, i 3 oggetti, questi, e poi fate Ctrl J e vengono riuniti in un unico oggetto. E a questo punto potete poi rimetterlo insieme. Ok, quindi questo piccolo riepilogo vi piace sull'animaletto? Beh, allora, adesso che abbiamo fatto questa cosa, vediamo un attimo la testualizzazione. Quindi, prendete pure, avete sotto mano una penna, un foglio di carta, per prendere degli appunti, perché ci sono una sequenza da fare che è Allora, vediamo un po' se qui riusciamo a togliere questa. Perché mi fa vedere questo? Hide video panel. Ah, ok. Ok, quindi adesso vi vedete tutto, non c'è, perché l'altra volta era comparso Ok, siete tutti pronti. Allora, questo animaletto, me lo salvo, caruccia, comunque, salva come. Ecco, ricordatevi, quando avete fatto qualcosa, forse non l'abbiamo detto con sufficiente entusiasmo, no? Comunque l'oggetto, prima di salvarlo, vi conviene dargli un nome. Allora, il nome lo potete cambiare, adesso qui si chiama Cube, no? Andate, o cliccate 2 volte qua su questa vista, e gli mettete, diciamo, questo qui, diciamo cos'è, animale Star Wars. E così vedete che qui c'è scritto animale Star Wars. Se fate in questo modo, quando poi l'oggetto lo caricate su OpenSim o in Craft, vi comparirà subito con questo nome, no? E poi la cosa interessante è quando siete in Object Mode, cercate di applicare tutti i modificatori che avete eventualmente inserito. Per dire, uno dei modificatori vietati, ma che usa EvaCry, è la suddivisione superficie, che
vede che automaticamente arrotonda tutti gli spigoli. Però se avete un modificatore di questo tipo qua, che d'altro come vedete ve lo fa tutto molto più. Sì. Vedete che però siamo arrivati a un numero di vertici un pochino più alto, no? Però è realistico. Ah, ricordatevi sempre di questo qui è il subsurf, ve lo faccio rivedere. È quello che ha fatto. Vedete, questa qui è l'immagine originale che era tutto molto, molto coso. Andate nella chiave inglese, aggiungi modificatore, suddivisione superficie. Questa suddivisione superficie, vedete che arrotonda. Quindi in realtà se volete rimanerlo poli dovreste farlo solo una volta in realtà, no? Però se volete avere qualcosa di abbastanza tondo, lo fate due volte. E poi però ricordatevi di mettere ancora leviga. Se vedete leviga vedete che diventa bellino e diventa anche, non sembra neanche low poly. Quindi 1790 vertici oppure con uno diventa un pochino meno coso, ok, così. Però quando avete un modificatore di questo tipo, prima di esportare su Sketchfab o prima di salvare, ricordatevi di applicare questi modificatori. Quindi applichiamo il modificatore e così praticamente il nostro amico, insomma, è a posto. E poi ovviamente fate ovviamente il file salva come. Quindi salvate e gli date un nome, punto blend. Ecco, poi se avete delle texture, come tra poco avrete dopo questa lezione, ricordatevi ancora di mettere dati esterni e cliccare qua, incorpora automaticamente nel file blend. Non so se si vede. Quindi dati esterni, deve esserci il baffetto, la spunta, in incorpora automaticamente nel file blend. Questo vuol dire che tutte le texture che voi inserirete verranno accumulate nel file.blend, quindi se poi le consegnerete come compiti su Google Classroom, noi le possiamo vedere. Ok? Il file.blend diventa un pochino più grande, ma è un modo per avere la cosa sotto mano. Diciamo quindi salva come, e qui lo chiamiamo animale Star Wars. Salvato. E poi facciamo nuovo. Ok. Allora adesso ci mettiamo i tasti premuti, Start Display, così vediamo così qui vedete sostanzialmente tutto. Sì. Tra l'altro, i font sono troppo piccoli, lo faccio un po' più grosso. Vedete bene? Su Zoom. Magari facciamo andiamo sulla interfaccia utente e mettiamo una scala un pochino più grossa. Ok? Così vedete i caratteri. Così vedete meglio. Allora, se mettete il file.blend va benissimo, se invece mettete il link di Sketchfab, per favore fate in modo tale che il file su Sketchfab sia scaricabile con il sistema che ho accennato prima. Diceva Eva che dal suo punto di vista è molto meglio Sketchfab, e quindi diciamo che preferibilmente mettete il file di Sketchfab. Ecco una cosa, nei compiti non mettete soltanto fatto, no? Alcuni di voi credo che abbiano scritto che l'hanno fatto, ma non hanno pubblicato né un punto blend né il link su Sketchfab. Oppure alcuni hanno messo il link su Sketchfab, ma non è scaricabile. No? L'ideale sarebbe che mettete il link su Sketchfab e possibilmente che sia scaricabile, così se sì, in Classroom sui compiti, così Eva in questo modo riesce a correggere molto più facilmente. Mi sentite? Sì, mi sento. Ok.
da Zoom si sente. Allora, andiamo avanti un attimo sul concetto di texture. Allora, la texturizzazione che vi insegno per prima è la texturizzazione del cubo. Quindi la texturizzazione del cubo, anzi addirittura facciamo ancora prima una texturizzazione ancora più facile, la texturizzazione del piano. Quindi facciamo, andiamo per gradi. Quindi prendiamo il cubo originale e lo cancelliamo. E poi introduciamo, facciamo Shift A e mettiamo un piano. Okay? Allora, vi ricordate tutti che abbiamo parlato... Sì. Vi ricordate tutti che abbiamo parlato delle normali, no? Allora, le normali sapete come si fanno a vedere? Bisogna essere in modalità modifica, quindi qui bisogna andare in modalità modifica, e poi qua sotto a un certo punto vedete questa sequenza di tre cose e cliccate sostanzialmente sulle facce e poi mettete, vedete, aumentate le dimensioni, vedete che si proietta una specie di freccia blu. Vedete? Si vede? Ecco, quella è la normale. Allora, per la texturizzazione, la normale è molto importante perché l'immagine che metterete si vedrà soltanto se vista dalla direzione della normale. La normale è una direzione, cioè nel senso c'è il dritto e il rovescio. Voi avete i vostri vestiti, no? I vestiti vostri hanno una parte che è il dritto e una parte che è il rovescio. Allora, voi quando indossate una maglietta, l'immagine che è stata dipinta sopra è messa da una parte e non dall'altra. Quindi se voi vedete la maglietta dalla parte sbagliata, non c'è niente o vedete soltanto un groviglio di fili o qualcosa del genere, no? Quindi la stessa cosa per le mesh. Le mesh sono tutti gli effetti, sono dei tessuti che vengono, dipinti solo da una parte. L'operazione di pittura viene chiamata appunto texturizzazione e si dipinge sempre solo da una parte. La parte dove si dipinge, che è la parte da dove viene guardato l'oggetto, e la parte che è perpendicolare alla faccia fondamentalmente viene chiamata normale. Quando voi portate un oggetto su Edmondo o su Craft, se le normali sono sbagliate e quindi voi non guardate l'oggetto nella direzione delle normali, ma lo vedete dal di dietro, cioè da dove la faccia in realtà non proietta la normale, quell'oggetto lo vedrete addirittura, non lo vedete proprio, lo vedete trasparente. Quindi viene fuori un effetto che ho visto tra l'altro in molti dei vostri lavori, no? Per cui sembra che sia tutto vuoto, no? Sembra che ci sia un effetto molto brutto. Comunque, probabilmente chi ha importato qualcosa su OpenSim se n'è accorto. Ok. Allora, la cosa fondamentale della texturizzazione è sostanzialmente sia la mettere un'immagine, e sia soprattutto fare la UV map del vostro oggetto. Allora, fare la UV map significa sostanzialmente selezionare, mentre siete in modifica, il vostro oggetto, selezionare tutto e poi, allora, la cosa più banale è quella di fare, intanto vedete che qui c'è UV, lo vedete qui in alto a sinistra, no? Allora, se cliccate su UV, avete che c'è la mappatura UV e poi c'è lo sviluppo, quindi dovete fare uno sviluppo. Quindi se cliccate su sviluppo, vi fa vedere sostanzialmente una serie di opzioni. Adesso noi ne vediamo la prima in particolare, che è sviluppo a SCSI. Quindi se selezionate questa opzione, lui fa sostanzialmente, aggiunge un oggetto, cioè aggiunge una diciamo, spacchettatura del vostro piano. In sintesi, il piano è la cosa più semplice, la spacchettatura del piano è semplicemente quel quadrato. È una faccia, un piano con una faccia che è quella. Per vedere la vostra spacchettatura occorre suddividere, anzi magari lo facciamo per semplicità, c'è proprio un'opzione, vedete qua in alto dove c'è scritto default? Ecco, se voi cliccate su questa opzione, vedete che c'è una possibilità
oltre al default che si chiama UV Editing. Allora, l'UV Editing è proprio quello che stiamo facendo stasera. Quindi andiamo in UV Editing e vedete che quello che accade è che si vede la vostra finestra con il piano e poi si vede a sinistra un foglio che è semplicemente il piano spiegato su un tavolo. Adesso nel caso del piano è un po' banale, no? Però se fosse qualcosa di più complesso, come vedremo magari fra poco, diventa un pochino più complicato da vedere. Però adesso sappiate che il piano che vedete in 3D diventa semplicemente un pezzo di carta. In questo caso non è proprio la proiezione ortogonale, ma proprio l'insieme delle facce che vengono ritagliate con le forbici e vengono proprio spalmate su un piano 2D. Cioè quindi qui non si vedrà niente di 3D e non è che si vede la dimensione frontale o laterale. Si vede soltanto un piano con tutte le faccine messe in un certo modo. Comunque adesso andiamo avanti. Allora, una volta che avete messo avete fatto l'UV, siete sostanzialmente, quindi prendete il foglio di carta dove abbiamo visto, creiamo l'oggetto, andiamo in modifica, selezioniamo tutto, e poi con questa opzione fate lo sviluppo scucitura e prendete la prima opzione, no? Sviluppo scucitura. A quel punto andate appunto in UV Editing, vi accertate che ci sia questa immagine, no? Questo quadrato nel caso del piano. Qui in realtà potete caricare delle immagini. Le immagini, io ne ho scaricata una, vediamo un po'. Quindi facciamo di Blender. Lezione piatto, vedete che ho fatto questo piatto medievale. Allora, molto spesso potete anche prendere, mi sembra su Mac e su Windows, potete prendere direttamente l'immagine e poi metterla su qui dove c'è l'UV Map. Vedete che lui fa, questo è un piatto in particolare, no? Quindi noi abbiamo preso l'immagine e l'abbiamo messa direttamente qui dove c'è scritto immagine, lui l'ha caricata. Allora, a questo punto l'immagine ce l'avete, però osservate che non si vede. No, l'immagine l'ho semplicemente trascinata. Ah, l'immagine di sinistra, cioè questa cosa qua, ho semplicemente selezionato qua su UV Editing e mi è apparso sulla sinistra la vista immagine. Invece l'immagine ho solo aperto questo qui è un file explorer, e poi da qui l'ho semplicemente trascinata sopra. In realtà questo è il modo forse più facile, ma si può anche fare immagine, anzi si può cliccare qua, si può fare e selezionare un'immagine e si può ottenere lo stesso risultato. Quindi se voglio un'altra immagine, ad esempio ho questo qui, dov'è? Questo è il gatto profilo, ad esempio, vedete che me la carica così. Però ritenevo più diciamo, istintivo fare così, no? Per caricare l'immagine. Sì. Comunque, se per caso questo sistema del trascinamento non vi funzionasse, applicate l'altro sistema, cioè andate a caricare l'immagine direttamente andandola a cercare. Qui c'è proprio un esploratore del vostro computer. Ok, allora una volta che facciamo adesso noi abbiamo il piatto, quindi una volta che abbiamo almeno un'immagine, questa immagine verrà appiccicata, ecco, questa diventa come fosse una carta regalo che viene presa e viene messa qui dentro la VMAP e poi viene riadagiata sull'oggetto tridimensionale, quindi dovreste vederlo effettivamente una volta che gli mettete il vostro materiale. Quindi a questo punto torniamo nella default, questa qua, andiamo nel materiale, vi ricordate che dovevamo mettere un materiale, il materiale lo mettiamo, quindi facciamo un nuovo materiale, questo, e questo qui mettiamo il piatto. Ok? E fin qui è tutto normale, no? L'abbiamo visto prima. Ora invece viene la parte che non abbiamo visto finora, che è quella di mettere la texture.
Per mettere la texture bisogna cliccare, mentre si è cliccato sul materiale qua, bisogna andare sulla texture e poi qui bisogna aggiungere uno slot, quindi qui si fa nuova, vedete che compare una texture, e purtroppo qua è un pochino bizantino il sistema, nel senso che bisogna dirgli che il tipo è un'immagine o filmato, che è il default, se non lo fosse andate gli mettete immagine o filmato. Poi qui dovete andare a cercare dove c'è scritto immagine, cliccate qua sulla sinistra e andate a prendervi una delle immagini che avete caricato. Più immagini avete messo, avete trascinato, prendiamo il piatto medievale. Vedete che vi compare l'immagine qua. E in più purtroppo c'è ancora questa cosa qua, dovete verificare che qua sotto dove c'è scritto mappatura ci sia UV, e nella mappa gli mettete mappa UV, cioè quindi cliccate qua e viene fuori tutto questo. Ora, tutto questo giro, io in realtà non ve lo volevo fare perché è un po' complesso, soprattutto la prima volta, sono sostanzialmente una decina di passaggi, ma chi lavora con Blender tutti questi passaggi poi alla fine li fa alla velocità della luce, no? Gli chiedo a Eva, Eva quanto impieghi tu a texturizzare normalmente? Questi 10 passaggi. Comunque ripetiamo questi passaggi dall'inizio, quindi togliamo la texture, quindi facciamo il così, abbiamo tolto. Beh, tenete conto che è solo la prima volta che funziona così. Allora, quindi fino al materiale l'abbiamo visto in tutte le settimane precedenti come si fa, quindi fino al piatto qui lo sapete fare, giusto? Chiedo conferma. Eva ha detto che un piano lo fa in pochi secondi. Allora, una volta che avete il materiale, in realtà potreste anche averne più di materiali, allora per ogni materiale potete mettere una texture diversa. Ma noi per il momento facciamo le cose semplici, anche se voi sembra un casino. Quindi clicchiamo sul materiale piatto, clicchiamo, quindi segnatevelo sugli appunti, quindi clicchiamo sulla scacchiera che c'è qua sulla destra, che è la texture. Qui, se non c'è già una texture, questo c'è l'elenco delle texture, fate nuova, compare una texture nuova qua, che c'è un nome, accertatevi che il tipo sia immagine o filmato, poi dove c'è scritto immagine andate a, in questo caso potreste anche andare ad aprire il computer, no? Con apri potete cercarvela un'immagine, oppure se l'avete già caricata come io ho fatto prima ve la trovate qui nell'elenco, quindi piatto medievale, perfetto. Una volta che avete fatto, quindi abbiamo messo l'immagine, abbiamo messo l'immagine qua, quindi abbiamo detto che è un'immagine filmata, abbiamo messo qua l'immagine, e poi accertatevi che qui ci sia scritto UV, questa qui, vedete che ci sono tante cose, ma una di queste è UV, e poi nella mappa, credo che funzioni anche se non la mettete, ma ormai per esperienza, diciamo che la procedura classica di texturizzazione, dove ci trovate l'immagine, la trovate qua, quando sotto immagine, vedete che qui c'è una... questo selettore, e cliccando quel selettore vi compaiono tutte le immagini che avete caricato qua, cioè quando voi avete nell'UV editing, qui voi potete caricare diverse immagini, no? Qui si può caricare un'immagine, eccetera, sostanzialmente si può aprire un'immagine, posso anche metterne delle altre, giusto? Quindi posso, qui ad esempio c'è, vediamo se c'è un'altra immagine. Vabbè, gatto profilo. Vabbè, mettiamo che carichiamo un'altra immagine che questa. No, man mano tutte le immagini che vi buttate dentro con questo sistema compaiono qui nell'elenco delle immagini, vedete che adesso ne ho tre, cioè man mano che gliele butto diventano di più. Quindi quando vado poi nel default, e qui nella texture vado a guardare tutte le immagini che ho, vedete che in questo caso ne ho tre e scelgo quale voglio usare. Quindi metto il piatto medievale, quindi è importante che ci sia il nome giusto, poi qui mette anche una piccola iconcina che è che vi dà un'idea di che immagine è, anche se si vede un po' maluccio.
mettendo l'immagine, vede che ve la fa vedere qua. Il piatto ovviamente ve lo dovete scaricare voi da internet, cioè non è che ve lo trovate per scienza infusa sul vostro computer. Poi dicevo, qui le mappature coordinate UV e mappa UV. Okay? Tutto questo giro è praticamente un giro che spiego quasi sempre in tutti i miei video. Però la cosa un po' bruttina è che dopo aver fatto tutta questa fatica non vedo la mia immagine. Allora, come faccio a vedere questa immagine? Allora, il modo più semplice è quello di cliccare qua, dove c'è nella modalità modifica piuttosto che oggetto. E questo tondo bianco, se lo cliccate, c'è la possibilità di vedere renderizzato oppure texture. Se il texture forse è la cosa più facile, se cliccate su texture, vedete che adesso in realtà non gli avevo messo il piatto. Si è confusionato questa cosa qua. Ah no, renderizzato, si era confusionato. Mettete allora forse meglio, se lo capisce meglio, il renderizzato. No, quando la trascinate dentro, Blender si prende solo nota che voi avete intenzione di usare quell'immagine, ma non viene messa dentro la scena, non viene usata. Per essere usata deve essere messa qua nei materiali. Se non la mettete, se non la, se non la selezionate esplicitamente il materiale, quell'immagine è inutile. Diciamo che, infatti, l'anno scorso, quando ho fatto i corsi, ho visto che anche le persone si caricavano 20 immagini e poi ne usavano magari una, come in questo caso. Quindi a questo punto vedete che abbiamo, se io clicco col tasto centrale, vedete che c'è il mio piatto che è messo sul piano, quindi questa è la texturizzazione del piatto. Ecco, la cosa interessante è che se lo vedete da dietro, dove non c'è la normale, lo vedete nero. In realtà su Edmondo o su Winecraft lo vedrete completamente trasparente. Quindi ricordatevi che la normale è importantissima per la texturizzazione. Ok. Vi è chiaro quindi questo giro di texturizzazione fatta su un piano? Vi siete scritti tutto su. Allora, innanzitutto questo video rimane, questo spero almeno che se non si cancella, ma certo, però ricordate che anche i video che vi ho messo anche su Google Classroom, ce n'è anche un paio che fanno vedere la texturizzazione del cubo piuttosto che eccetera eccetera. Questa qui è la texturizzazione forse più banale che c'è, quella del piano, che però purtroppo, come vedete, ha la sua complessità. Però se riuscite a capire bene questa del piano, il resto diventa poi tutto più facile, ok? Allora, se siete d'accordo andremo proprio a fare il piano, il piatto. Ci abbiamo circa mezz'ora. Quindi vi va se facciamo il. Tanto è strano che abbia preso texturizzazione sbagliata qua. Allora, facciamo così. Facciamo nuovo, quindi carichiamo da zero. Allora, l'obiettivo è quello di costruire la texture, quando poi portate il tutto su Edmondo, o la scaricate separatamente, quindi caricate il collada e poi le texture separate, oppure c'è un'opzione in cui vi fa caricare anche le texture, ma magari adesso lo vediamo brevemente se ce la facciamo. Allora, cancelliamo il nostro cubo, vediamo dall'alto, no? E proviamo a costruire Shift A un cerchio che sarà, diciamo, la base del nostro
del nostro piatto e magari, ecco, facciamo. Sento del rumore. Dunque, qui il cerchio, quando lo mettiamo, possiamo anche riempirlo con triangoli a ventaglio, che suggerisco. Quindi abbiamo iniziato a creare un cerchio. Questo cerchio diventa praticamente la parte centrale del piatto. Andiamo quindi in modalità modifica, vedete? Ah, ecco qua, perché fosse poi veramente low poly, forse dobbiamo cambiare un attimo, quindi facciamo nuovo, perché se no ci perdiamo. Cancelliamo. Allora, qualcuno ha acceso l'audio di Zoom, vediamo se riusciamo a capire chi è. Continuate a sentirmi? No, c'è qualcosa, sento un suono. Vabbè, cercherò di sopravvivere. Non so perché. Sento un equino. Allora, dicevo, quando siete qui di fronte e fate lo shift A del vostro cerchio, invece che 32 mettete un po' di meno, per esempio 16. 8 secondo di quanto volete essere low poly, no? E tra parentesi, vabbè, lui genera anche l'UV, ma la UV preferisco farvela generare poi tranquillamente dopo. Più che altro il riempimento. Riempimento, mettiamo triangolo e ventaglio e poi andiamo in modifica. Aspettate, mettiamo ancora il start display. Ok, allora andiamo quindi in modifica. Vedete che abbiamo solo 16 di queste cose qua. Ok, il piatto quindi fondamentalmente adesso faremo una cosa molto semplice, qui faremo un piatto che è formato da un punto centrale, poi si estende un pochino, quindi selezioneremo sostanzialmente tutto il profilo, questo, con Alt tasto destro, e faremo è. Faremo. Estrudiamo. Allora io facciamo una cosa. Mi sono passato l'audio perché c'è un invece di ritorno. Ok, quindi questo andiamo avanti. Allora, ho allargato questo cerchio e poi lo estrudiamo, quindi E, e poi estrudiamo ancora. Facciamo sempre così con Alt il tasto destro, estrudiamo ancora S, ecco, per dire possiamo fare ecco, una cosa così, no? Questa qui è una cosa molto semplice, vedete che c'è il piatto che può essere, cioè questa qui è praticamente la corona esterna del piatto e poi c'è queste cose qua che poi le abbasseremo un po' per ottenere il. Quindi praticamente selezioniamo la parte centrale, questa, via, poi abbassiamo questo e abbiamo praticamente ottenuto già una bozza di piatto. Adesso qui l'obiettivo. Ecco, se per caso sentite un rumore disturbante, forte suono, allora aspettate che provo a. Ora, com'è? Mi sentite? Va meglio? O peggio? Ok. Allora, dicevo, ho semplicemente abbassato la corona centrale del piatto, no? E poi questo piatto adesso conviene magari texturizzarlo fin tanto che è semplice, perché quando poi metteremo anche la parte di sotto, avete capito perché bisogna farlo sempre doppio il piatto, eh? Cioè, nel senso, bisogna poi fare il rovescio, perché se no tutta la parte questa qua risulterà con le normali sbagliate. Infatti, se noi adesso andiamo a
vedere le normali. Ecco, le normali, vedete che adesso escono tutte verso l'alto, che è quello che ci piace, no? Cioè, così sono giuste. Vedete, tra l'altro, perché si chiamano normali? Perché sono perpendicolari. Normali in geometria vuol dire perpendicolare, no? E infatti, se notate, questa faccia inclinata e la normale viene storta. Questa faccia è dritta e la normale va esattamente verso l'alto. Quindi normale vuol dire perpendicolare, no? O anche normale vuol dire che fa un angolo di 90 gradi, no? Avete capito perché si chiamano normali? Ok. Quindi le normali sono a posto. Quindi l'obiettivo adesso, se non fossero così, e qui vuol dire metterle a posto, vuol dire, adesso faccio finta di aver messo, cioè faccio finta, a voi magari viene più facilmente, cioè io devo sforzarmi, però comunque è più facile. Supponiamo di avere due normali sbagliate. Sbagliate vuol dire che hanno, per esempio, così. Adesso, non guardate il fatto che lo provocate io, vedete che qui mancano delle frecce, in realtà le frecce ci sono ma vanno verso il basso. Quindi voi dovete prendere, e tra l'altro se ci fate caso, vedete sullo schermo che le due facce con le normali sbagliate appaiono scure? Quindi quelle due facce lì sono sbagliate. Molti dei vostri lavori ho visto che avevano un comportamento simile, cioè che praticamente guardandole direttamente si vedevano dei pezzi scuri. Allora, si selezionano le facce, con lo shift le facce, e poi si dice inverti direzione nelle facce sbagliate. Invertendo la direzione, lui automaticamente le facce diventano luminose come le altre e va tutto bene a posto. Se l'oggetto è chiuso, si può anche selezionare tutto e poi fare ricalcola. Ricalcola, adesso lo fa anche adesso, per dire. Però è l'ideale per fare con gli oggetti chiusi, nel senso che lui prende tutto l'involucro attorno all'oggetto e ricalcola le normali che vanno tutte verso l'esterno. Il modo giusto di fare le normali è che le normali escano tutte verso fuori. Ok, allora le normali sono a posto. Allora, per testualizzare questo piatto, ricalcola, inverte, fa solo le facce che avete selezionate. Non quelle errate, lui non le sa quali sono errate, perché dal punto di vista del computer una faccia è una faccia che indica da qualche parte, lui potrebbe pensare che siano giuste. No? È soltanto voi che progettate che sapete che la faccia in realtà deve essere da un'altra parte. Quindi lui, l'unica cosa che sa quando fa il calcolo è che dice che tutte le facce che sono selezionate sono da farsi con le normali verso l'esterno rispetto al centro dell'oggetto. È semplicemente un calcolo che fa lui, cioè una cosa banale. Allora, dicevo, andiamo nella modalità UV Editing, no? Vedete che qui non c'ho più immagini perché sono ripartito da zero, quindi andiamo a prenderci l'immagine del... Dov'era? Lezione piatto, il piatto medievale. Quindi la trasciniamo dentro. Ok. La prima cosa che notate è che pur avendola trascinata non si vede l'immagine perché ci sono tutte le facce selezionate, quindi le deselezioniamo, perché si sovrappongono sostanzialmente all'immagine. Quindi quando siete in modalità modifica e qui mettete un'immagine, tutta le immagini selezionate si sovrapporranno all'oggetto. Ma questo in realtà è voluto perché qui si vede l'UV Map. Quindi qui si prende l'oggetto, lo si guarda col 7 e magari anche con 5, no? 5 è il tasterino numerico. Lo si guarda in modo tale da vederla dall'alto e l'obiettivo è quello di mettere questa texture, farla sovrapporre esattamente a questo piatto. Allora, come si fa? Si selezionano tutte le facce con A, vedete che con A ho selezionato tutte le facce, e poi faccio un UV qua e nel sviluppo scucitura sceglierò, ecco qui fate molta attenzione, proietta dalla vista.
Allora, facendo proietta della vista, vuol dire che lui prende esattamente quello che vede, che vedo, e lo riporta, cioè lo ritaglia, vedete, e lo ritaglia e lo riporta sostanzialmente sull'immagine a sinistra. Non so se vedete. Ha preso sostanzialmente tutte le facce e le ha riportate a sinistra. Quello che capita però è che, tra l'altro qui per capirci bene, possiamo andare in modalità texture. Vedete che qui sarebbe come apparirebbe la texture, cioè lui praticamente prenderebbe quel pezzo di piatto e lo applica direttamente su tutte queste facce, come se avessimo ritagliato, cioè come se quella fosse questa parte di sinistra, come se fosse una sorta di carta regalo, che poi vado a mettere sulla UV Map. Ora, come vedete, questa texture è sbagliata perché sto prendendo solo la parte centrale del piatto, no? Quindi cosa faccio? Ecco qui, lavoro su questa UV map a sinistra, che è bidimensionale, quindi non posso muoverla nello spazio. Se io premo il tasto centrale del mouse, lui non si gira nello spazio, non si orbita attorno, ma alza o abbassa, no? Che può essere anche utile. Quindi, però, valgono tutte le altre cose. Quindi posso qui fare A per selezionare tutto e poi posso scalare a mia volta S. Vedete che questo oggetto praticamente va a coprire tutto il piatto. Clicco per finire, poi faccio G per muovere, lo centro, e poi faccio S, insomma faccio un po' quello che facevo con l'oggetto. E vedete che abbiamo, quindi se qui, adesso faccio tab, quindi vado in modalità oggetto, qui vedete che abbiamo il piatto testurizzato. Adesso il fatto che c'è una piccola imprecisione perché mi ha fatto il piatto un po' low poly, no? Mi ha messo soltanto 16. Se volessimo, però vedete che è testurizzato, potrebbe già andare in realtà questa cosa qua. Però attenzione, allora qui una cosa da farsi, torniamo un momento alla default. E qui non si vede, vedete che non si vede la nostra texturizzazione, ma possiamo andare, adesso non mi ricordo dov'è, qua, questo leveling automatico che aveva fatto Eva la settimana scorsa, facciamo leveling con leveling automatico, vedete che il piatto diventa già un po' meno low poly, pur avendo sostanzialmente abbiamo 49 vertici, che sono molto pochi, no? Il piatto però risulta, diciamo, un po' più realistico, anche vedete che va alla, cioè è curvato sostanzialmente, è come se avessimo applicato un subsurf, il leviga sostanzialmente è come il subsurf, ma non aggiunge vertici. Tuttavia vedete che non vediamo la texture, no? Neanche se andiamo in renderizzato, qui vedete che non si vede la texture. Allora, come facciamo a vedere la texture? Dobbiamo applicare quello che vi ho insegnato prima, e cioè andare nel materiale. Quindi andiamo qua. Andiamo nel materiale, aggiungiamo un materiale e qui mettiamo la texture. Cioè, più che la testa mettiamo il materiale piatto, no? E poi il materiale teniamo tutto normale qua, andiamo sulla texture, qui facciamo nuova, e nella texture nuova che mettiamo andiamo a cercare la texture che abbiamo messo dentro, che era, vediamo un po', immagino file, ah no, qua dobbiamo cercare. Quindi ho sbagliato l'immagine. Ecco, piatto medievale. Ecco, vedete che qui me lo fa già vedere, no? Quindi c'è il piatto medievale. Forse per capire un attimino meglio, conviene forse in questo momento togliere la levigatura. Quindi mettiamo piatta. Così vedete che si vedono di nuovo le facce, comunque si capisce bene, no? Che è in profondità, giusto per capirci adesso. In realtà, se poi rimettete leviga qui e leviga là, vedete che la texture si adagia molto meglio, sul piatto.
però ricordiamoci di mettere su la texture, no? Controllate che ci sia UV e poi mettete UV map. Questa cosa me l'ha messa, non so, forse nell'ultima versione di Blender lo mettono. Una volta devo sempre metterla a mano, quindi è diventato leggermente più facile. Allora, se lo vedete in rendering, vuol dire che l'oggetto è texturizzato, quindi va bene, no? Solo una cosa adesso, il divieto dell'oggetto, come vedete, è un po' sbagliato, no? Cioè, non è quello che volevamo. Cioè, nel senso che noi vogliamo probabilmente il retro dell'oggetto lo vorremmo bianco. Quindi per finire la texturizzazione di questo piatto facciamo un piccolo trucco adesso, che è quello di, adesso andiamo in modalità solido, così ce lo vediamo, no? Il piatto così. Uno dei trucchi che qualcuno aveva detto nelle settimane precedenti per rendere le mesh da, diciamo, insignificante, nel senso che non hanno spessore, no? Queste sono mesh che come fossero senza spessore. Per dargli anche la parte di dietro in maniera veloce c'è un modificatore che si può usare qua, che si chiama Solidify, solidifica in italiano. Quindi se noi clicchiamo su solidifica, lui automaticamente raddoppia le mesh e fa in modo tale che ci sia anche il rovescio della mesh, no? E lo spessore è definito sostanzialmente da qua, spessore 0,01, quindi vuol dire che è un millimetro, ma noi possiamo metterlo un pochino più grosso, vedete che gli stiamo formando uno spessore al piatto. Allora, facendo così abbiamo un modificatore che prima o poi dovremo applicare, ok? E se poi andiamo in modalità modifica, vedete che ha raddoppiato le facce, ha fatto già tutto il bordo, ha fatto tutto il sotto. Quindi ci ha praticamente fatto sia la parte di sopra che la parte di sotto. Se andiamo a vedere la texturizzazione renderizzata, vedete che il sotto non è ancora bianco, quindi vuol dire che dobbiamo fare la texturizzazione anche della parte bianca. E qui viene un attimo il piccolo problema, nel senso che bisogna selezionare tutte le... quindi andiamo in modalità UV, mi deve fare l'UV anche del retro del piatto, no? Quindi andiamo in UV editing, no? Andiamo a selezionare sostanzialmente la parte, allora qui conviene fare una cosa, cioè le selezioniamo soltanto, no, vediamo un po' se riusciamo a selezionare, soltanto uno spigolo, vedete tutto questo spigolo qua, e poi facciamo una marcatura, marca come cucitura. Perché abbiamo fatto marca come cucitura? Perché adesso vogliamo selezionare tutte le facce di sotto. Allora, per selezionare tutte le facce di sotto possiamo cliccare su un punto col tasto destro e poi fare non L ma CTRL L. CTRL L, vedete che mi selezionerebbe tutto, ma se io qui gli dico di selezionare solo fino alla cucitura, vedete che mi ha selezionato soltanto la parte di sotto. Allora, una volta selezionata la parte di sotto, questa parte di sotto la posso vedere di fronte, in realtà sarebbe CTRL 7 per vederla dal basso, e posso procedere a fare l'UV map anche di questa, nel senso che devo fare U, oppure anche qua sviluppo cucitura, e poi fare un'altra proietta dalla vista, e questa praticamente sarebbe la parte, il sotto, cioè sono le altre facce che rappresentano la parte di sotto del piatto. Questa, la parte di sotto del piatto la voglio fare di un colore che magari è bianco semplicemente, quindi o restringo tutto questo, quindi questa sarebbe tutta la parte di sotto del piatto, e poi la muovo in un pezzo bianco, quindi tutto questo pezzo bianco verrà dipinto, quindi verrà dipinto sostanzialmente sul retro del piatto, se lo voglio bianco. Se no, se il piatto lo volessi ad esempio di un colore grigietto, cosa del genere, cercherei magari una parte, la faccio molto piccola, la metto in una parte, e questa tecnica per esempio qui. Solo che qui di colore blu netto non c'è, quindi
non è facile, però vabbè, si può fare così. Ecco, così verrebbe un blu la parte fuori e la parte sotto. Una volta fatto questo, se noi andiamo semplicemente a vedere renderizzato, vediamo un po'. La parte di sopra era renderizzata così, la parte di sotto non la si vede, ma per un motivo qua, perché non c'è la lampadina, no? Quindi, ma in teoria ci sarebbe. Per essere sicuri di questa cosa, basterebbe andare in modalità, vediamo un po'. No, forse se andiamo in texture la vediamo senza troppa. No, ora si vede un po' maluccio. No, conviene. Allora, prendiamo la lampadina che c'è qua. Andiamo in modalità oggetto. Prendiamo questa lampadina che c'è qua. Facciamo Shift D, la duplichiamo e la portiamo sotto per illuminarla, per vedere com'è sotto. E vedete che sotto si vede che è azzurrina. Vedete? Quindi praticamente adesso abbiamo texturizzato il piatto di sopra in un modo e sotto in azzurrino, per il semplice motivo che gli abbiamo messo tutte le facce di sotto, le abbiamo messe sul colore blu. Se noi andassimo adesso in modifica del nostro, quindi solido qua, in modifica, vedete, no? E poi selezioniamo la parte sotto. Vedete che ci fa vedere qua che la parte di sotto è messa qua in questo punto blu, no? Qui magari possiamo metterla renderizzato, così si vede che è blu. Però se mentre siamo qua facciamo G e spostiamo questa parte su una zona bianca, vedete che il piatto, cioè la parte di sotto, diventa bianca. E se la vogliamo gialla, se il piatto lo vogliamo giallo, basta spostare tutte queste facce sulla parte gialla. Oppure se vogliamo un misto delle due, mettiamo, c'è cioè un misto, c'è cioè una roba strana, cioè. E più qua c'è cioè un colore sfumato. Poi direi che l'ideale per i piatti è avere tutti bianchi, oppure in colore omogeneo, rosso scuro ad esempio, o c'è cioè blu scuro o blu chiaro. Quindi questo qui diventa il nostro piatto. Ora, questo piatto qua, una volta che l'abbiamo fatto, salviamo questo piatto. E proviamo a importarlo in OpenSim, dove siamo noi qua. Vediamo se ce la facciamo, se funziona e se non ci perdiamo. Allora, quindi selezioniamo il nostro piatto, quindi adesso si chiama cerchio. Andiamo magari in modalità default. Ok. Cerchio non mi sembra un bel nome per questo piatto, quindi andiamo magari. A parte che anche qua si dovrebbe trovare il nome, da qualche parte dovrebbe esserci il nome qua, però alla fine il punto, ah, qua c'è scritto cerchio, però o lo trovate qua o qua, elemento cerchio, qui possiamo chiamarlo piatto corso. Vedete che qui è cambiato il nome, piatto corso, e poi facciamo file. E facciamo, beh, possiamo salvarcelo come punto blend, ma sostanzialmente lo esportiamo in formato collada. Qui selezioniamo SL più OpenSim Static, che è quella per me, abbiamo capito, no? Che succede, e tutto il resto dovrebbe andare a posto. Quindi andiamo su Blender, lezione piatto, e qui facciamo esporta collada. Ok, quindi andiamo un po' a aprire. Ah, però è diventato untitled.dae, che forse dovevamo dargli un nome. Comunque possiamo anche cambiarlo qua, possiamo dire piatto medievale.dae, no? E collada. Ora a questo punto veniamo qui, quindi mi vedete qui da. Mi sentite, vero? Tutto regolare ancora. Quindi andiamo in build, facciamo upload mesh model. Se voi ce l'avete in italiano, comunque le posizioni sono le stesse, no? Quindi la quarta opzione, costruisci, credo, carica e poi carica modello.
andate in dove avete il vostro oggetto, vedete che qui piatto medievale, fate apri. Qui fa vedere sostanzialmente, qui mi sembra che con alto, insomma c'è un modo per vederlo con CTRL. Vedete che vedete il piatto? Il piatto sembra che non abbia la texture, no? Però se cliccate su texture qui, no, non ve lo fa vedere. Vediamo un po' se per caso mettiamo include texture. No, ecco, vabbè, lo facciamo nel caso più, diciamo nel caso più sfortunato in cui non vedere texture. Comunque, teniamolo così, andiamo sul livello di dettaglio questo, e ecco, la cosa che io raccomando qua è di mettere il medium, di mettere sempre use load above. Vedete che c'è, sono 130 vertici e così si vede anche un pochino meglio quando si carica. Piatto corso va bene, quello. Ecco qui. In teoria avreste anche la possibilità di correggere i normali, nel senso che quando caricate un oggetto, OpenSim vi chiede se volete fare il ricalco dei normali. Questo a volte può essere utile per mettere a posto dei normali se sono sbagliati in partenza. Però secondo me la cosa migliore è averle giuste in partenza su Blender, no? Quindi non. Fate calculate weights and feeds, vedete che questo piatto occupa mezzo prim, pochissimo. Facciamo l'upload del piatto del corso e ce l'abbiamo qua. Allora, una volta che ce l'abbiamo, vediamo un po' se riusciamo a rizzarlo qui da noi. Ecco, è arrivato. Quindi vedete che abbiamo il piatto. Dovreste vederlo anche voi. Come vedete, gli spigoli sono un po' low poly, quindi se volevate un piatto più high poly dovevate magari usare almeno 32, no? Come cosa. Ok. Adesso vediamo un po' come funziona per la texture. La texture dobbiamo scaricarla sostanzialmente a parte, quindi andiamo, facciamo sempre da build. Facciamo upload e questa volta facciamo l'upload dell'immagine. Prendiamo piattomedievale.png, che è questa. Facciamo l'upload di questa testa. Se ce la faccio. Ok, diventata qua. E a questo punto è sufficiente che io prendo questa immagine e gliela trascino sopra. Lui con i suoi tempi dovrebbe, dopo un certo intervallo di tempo, far vedere la testa. Vediamo un po'. Ecco, dovrebbe arrivare. La vedete arrivare? È ancora appena abbozzata. Ok, adesso dovrebbe essere arrivata, no? Ok. Quindi questo, diciamo, è il primo piatto. Però vi insegno un piccolo trucco ancora. Se ci siete, siete ancora qui? Sì. Allora, questo diciamo è l'oggetto come appare, no? Quindi possiamo andare in edit e poi però possiamo agire ancora un attimino, nel senso che i piatti in ceramica tipicamente hanno dei riflessi che sono lo speculare. Quindi noi possiamo andare su, per prima cosa, e mettergli un piccolo riflesso. Gli mettiamo low, shininess, specula. Mettendo questo, il piatto diventa leggermente riflessivo, nel senso che se c'è una luce, insomma, si vede, no? Adesso magari la metteremo. Ma l'altra cosa interessante è che si può mettere quello che si chiamano le normal map automatiche, diciamo. La normal map automatica, questa sapete che sono sempre appassionato alle normal map. Per essere automatici bisogna andare qua dove c'è bumpiness e selezionare brightness. Facendo in questo modo lui sostanzialmente aggiunge anche questo livello di dettaglio. Adesso qui non si vede, fatemi un po' vedere. Ok, comunque advanced.
Ne vede poco qua, non so perché. Comunque sono le due tecniche che hai fatto vedere, che nella sandbox fuori, con l'altro piatto, forse con le luci che c'erano, si vedeva molto di più. Comunque quest'ultimo pezzo delle normal map e della specula potete anche ignorarla per i fini di quello che vi sto insegnando. La cosa più importante era che appunto vi spostate il piatto, vi mettete la texture e riuscite quindi a fare la vostra texturizzazione. Se osservate, vedete che i bordi di questo piatto, come dicevo prima, non sono il massimo, ma se il piatto lo fate piccoletto, quindi ad esempio questo qui si vede distintamente perché il piatto è grosso, ma se noi lo restringiamo alle dimensioni in cui dovrebbe essere un piatto, per esempio questo, il fatto che ci siano gli angoli si vede solo se siete molto vicini, ma da una distanza normale, tipo se fosse su una tavola. Questo piatto potrebbe essere tranquillamente credibile. Ok, cosa ne pensate di questa piccola tecnica? Questo piatto c'è, aspetta, vedo se riesco a. Aspettate che devo mettere, perché sono i caratteri troppo grossi, e quindi non ce la faccio. Scavi, mettiamo faccia un po' più umana. Lancia faccia la fan. Piccolo. Ok, forse ce la faccio. Ok, allora prendiamo quello il piatto generale, quindi one copy. Ok, adesso dovreste poterlo prendere. Provate a prenderlo. Comunque, se, non so se avete notato che una volta che avete fatto il piatto la prima volta, poi basta solo cambiargli la texture e ottenete un altro piatto. Sempre che la UV map sia adeguata, no? Quindi questo qui, faccio una cosa, lo duplico e vi faccio solo vedere cosa intendo. Duplico il piatto. E poi l'altro giorno credo che ho messo un'altra texture di un altro piatto. Ah, non ce l'avevo fatta la cosa a metterlo. Proviamo a cercare un altro piatto su internet. Prendiamo un piatto da parata medievale. Prendiamo. Qui ci sono diversi. Prendiamo per esempio ipotesi, no, questo qui non va bene. Prendiamo questo qui, no, è troppo piccolo. Questo è un pochino più. 800 per 800, no, però non mi piace. Scusate, 150. Qui magari potete anche cercare delle immagini un pochino più grandi. Lancio. No, non me lo fa fare.
Pronto, adesso forse mi sentite di nuovo. Scusate che non so cosa sia successo. Sì, allora scusate il piccolo inghippo, vi ripeto solo quello che ho detto, e cioè che ho semplicemente duplicato il piatto e gli ho solo appiccicato sopra. Se sentite lei, a questo punto spegnete di nuovo l'audio da OpenSim. Dicevo, ho semplicemente preso n texture di piatti centrate e poi le potete depositare sul vostro oggetto e quindi potete ottenere tantissimi piatti partendo da un solo modello. Ah, poi se il piatto, peraltro, come vedete qui, magari vi sembra troppo piano, potete ovviamente fare Ctrl Shift da qua e farlo diventare più profondo o meno, no? Quindi vedete che diventa un piatto fondo. Ed è una cosa abbastanza banale da fare. Oppure meno se è troppo, insomma, cioè ci si può ancora sbizzarrire, insomma, nella texture. Allora, quello che vi sto facendo vedere stasera in realtà è solo l'inizio della texturizzazione, perché la texturizzazione è un mondo abbastanza complicato, come vi può anche testimoniare Gianfranco Barbone, dà molte soddisfazioni, ma come al solito, se volete applicare queste tecniche alla texturizzazione degli animali, in questo momento la vedo lunga, nel senso che se proprio vuole, magari Eva, che ha texturizzato un triceratopo e qualche altro dinosauro, potrebbe darvi qualche consiglio. Dunque, il fatto che gli oggetti non si rezzano nel mondo, questo è un problema che stanno risolvendo, no, con Liku e con Michelangelo. Michelangelo oggi ha scritto su Facebook che c'era una tecnica per riuscire a farle. Diceva di... Sì, magari se è troppo complicato lo sappiamo. C'è una tecnica per farlo, credo che possiate fare riferimento lì. Comunque, questi piatti, se anche non riuscite a portare questi piatti, direi che guardando il video della lezione stasera dovreste riuscire a farne voi di un piatto simile a questo. Quindi l'idea è, quindi potete farlo. Intanto fare un piatto così in realtà è relativamente semplice. Se cominciate a farvene due o tre, direi che poi diventate super esperti. Adesso è tardissimo, quindi io vi saluterei. Scusate per siamo andati un po' più a lungo, siamo allungati, ma spero che vi sia stato comunque di interesse. Vi ricordo, allora ci dovremo sentire forse ancora una volta, almeno con Eva, per ripassare. E comunque siamo su Facebook e ricordate che poi avremo la mostra dei vostri operati, quindi dei vostri elaborati con i vostri diplomi. Il video adesso, non appena finisco di registrarlo, lo pubblico su Facebook. Ok, allora buonasera a tutti e ci sentiamo.